Ciao amici da Frank Bianconero, abbiamo vinto senza subire gol, prima vittoria stagionale, perciò non ci resta che festeggiare questa prima vittoria stagionale. Sperando che ci porti un attimo di fortuna. Detto ciò, andiamo un po' alle, scusate, quest'attimo di ironia perché vogliamoci bene, abbracciamoci sempre perché stiamo parlando di calcio. Detto ciò, tutti diranno ma il Malmo e ci sta, ma è anche vero che con tutto il rispetto anche l'Empoli era l'Empoli, abbiamo fatto una figura barbina. Detto ciò, abbiamo fatto il nostro, assolutamente sì. Abbiamo vinto con facilità, ripeto, non abbiamo subito gol e questo non avveniva da 22 giornate. Siamo stati abbastanza aggressivi, siamo stati comunque anche fisicamente a posto perché alla fine questi avevano 18 giornate già di campionato e le squadre scandinave fisicamente possono dare sempre problemi. Ogni squadra va affrontata con la giusta determinazione e con la giusta concentrazione. E perciò vanno rispettate tutte. Vediamo anche il Chelsea, la fatica che ha fatto per battere lo Zenit. Chi si aspettava che facesse una vittoria sofferta contro lo Zenit? Ma è così, perché alla fine il calcio è sempre questo. Bisogna rispettare tutti gli avversari e poi devi dimostrare di essere superiore sul campo. Io ho avuto paura, dico la verità. I primi 10 minuti, 15, siamo stati non sfortunati, siamo stati poco attenti. E hanno preso un po' di campo quelli del Malmö. Poi arrivato il primo gol si sono sciolti, sia quei quattro Schalke che andavano Juve, Juve vaffanculo, l'unica cosa che imparano in italiano all'estero, però detto ciò, ora prendete quella cosina e mettetela lì in quel posto. Detto questo, è una Juve che ha fatto un 4-4-2 anomalo. Io dico sempre che quando metti siamo un centrocampista ad allargarsi a fare alla sinistra si fa fatica, ma tutti hanno fatto una bella partita. Alexandro, per esempio, è stato bravo tatticamente, inserirsi al momento giusto, sempre tarando che la squadra è avversaria è più debole tecnicamente. Perché dico che poi tu devi dimostrare sul campo? Perché se queste partite le sottovaluti, come è successo anche con l'Empoli, poi vai a finire che fai brutte figure, perché oggi tu hai vinto ed hai fatto il tuo. Se non sarebbe successo, veniva giù il mondo ed era giusto che veniva giù il mondo rispetto alla differenza tecnica che c'è tra Juventus e Malmo. Mi è piaciuta la voglia di voler giocare anche dopo il 3-0, di fare delle cose buone. Poi è normale che loro si sono un po' sgretolati, tranne i primi 20 minuti, con un po' di entusiasmo loro e del tifo. Però dobbiamo dire che abbiamo fatto veramente il nostro, sperando che sia la prima, speriamo che sia la prima di una lunga serie, perché non è che ci dobbiamo fermare qua, non è che dobbiamo pensare che questa è la partita, dobbiamo pensare che la partita della rinascita, ma poi non sarà nel campo. Perciò speriamo che tutti pensano, come penso io, che abbiamo fatto veramente zero, abbiamo battuto una delle squadre più, tra virgolette, scarse della Champions League, questo bisogna sempre dirlo e sempre essere obiettivi, ma in un periodo così negativo poteva essere tutto più difficile. Così non è stato, abbiamo fatto il nostro. Il Chelsea e la Juve partono bene in questo girone di qualificazione, nel senso che le due favorite ora hanno 3 punti a testa. Diciamo che quando vinci la prima e dovresti vincere anche in casa contro di questi 6 punti accertati, diciamo che la classifica si può mettere sempre bene. Passare il girone in queste condizioni psicofisiche nostre potrebbe essere sempre un vantaggio, però ricordiamoci che domenica abbiamo un'altra partita tostissima contro una squadra che almeno fisicamente sembra, così dalla TV, che vada 3 volte noi. Poi sarà perché anche noi abbiamo rallentato, sarà perché non c'era bisogno con questi di andare ancora più forte, mi è piaciuto. Se veniamo alla partita dei singoli, vediamo se facciamo un gol in live con Kane, no, se l'è fatto parare di fronte al portiere. Venendo ai singoli, io sono sempre dell'idea che Bentancur fa bene fino a un certo punto quando poi deve dare la palla, la dà sempre sbagliata. Locatelli è stato molto bravo nell'aggressione, nell'aiutare i compagni a raddoppiare. Ma ancora di più nel primo tempo ha sbagliato parecchie impostazioni, ma non importa, si devono tutti integrare sia come squadra sia fisicamente. Rabiot ha fatto una buona partita diligente perché
Rabiot è quello che fa il ruolo più assurdo e più difficile, perché devi fare la mezzala, ti devi inserire, devi raddoppiare sul terzino, ti devi allungare sul terzino, perciò devi fare anche l'ala sinistra, perciò ci sono delle cose che non vanno assolutamente bene. Facciamo troppi errori tecnici negli ultimi 20 metri. E poi per concludere, abbracciamo tutti il Panita Quadrado. Con lui in campo la Juve davvero sembra diversa. Poi, come abbiamo detto oggi nella live di Nino, è pensare che noi dopo 3-4 anni diciamo sempre che è Quadrado indispensabile, vuol dire che sempre qualche problemino c'è. Ricordiamo anche che mancava Chiesa. Non dimentichiamo, e lo dico agli juventini, quelli sobri, quelli che non vogliono fare share, quelli che non vogliono fare risse verbali, quelli che vogliono bene alla Juve senza insultare né la Juve né chi non la pensa come loro, che Arthur sarà una nostra risorsa importantissima in un centrocampo per me con Locatelli e Rabiot, che garantiscono anche più qualità, devo dirlo qua, di Bentancur. E un plauso va anche a Bonucci. Oggi ha dimostrato di essere leader vero, non per i lanci, lo schiaffetto a De Ligt, il buttare via la palla quando serviva, la tecnica quella ce l'ha, non c'è bisogno. Per oggi mi è sembrato nell'entrata, la prima entrata scivolone che ha fatto dopo i 10 minuti che stavamo ancora mosci a dormire è stata quella di Bonucci. Perciò io sono contento di questa prima vittoria. Ora noi abbiamo scherzato la bottiglia così, perché il calcio, ricordiamo sempre che è uno sport e lo sfottò ci deve sempre essere, ma speriamo che da stanotte, quando finisce la partita, si pensi a quello che devono fare, si pensi che questa partita non è altro che un ipotetico inizio, ma se deve essere un inizio di una nuova scalata, di una stagione almeno dal punto di vista competitivo importante, devono calarsi tutti nella parte. E Ramsey, Kulusevski, sono entrati anche Maluccio, Keane è entrato bene, McKennie è entrato bene, si devono calare tutti nella parte, sperando che domenica ci sia anche Chiesa, perché a soprattutto Hernandez ci vuole uno che gli tira il collo e no, così non possa avere troppo spazio libero. Ricordiamoci quello che ha fatto l'anno scorso Chiesa ad Hernandez, perciò un giocatore pericoloso per il Milan, Hernandez a loro favore, ma Chiesa è pericoloso a nostro favore e a loro sfavore se Hernandez lascia, poi questa lascia la propria, diciamo, fascia di competenza. Questa è una cosa che parleremo dopo. È un plauso, e ora vogliamoli bene, le 4-5 cose che ha dovuto fare, le uscite con i piedi, un'ultima parata 2 minuti e mezzo dopo il 90esimo a Szczęsny, è stato preciso, non ha fatto grandi cose ma è stato preciso, perciò va bene tutto oggi, non stiamo lì a sindacare sulla piccolezza, potevamo fare parecchi più gol, però va bene così. Fino alla fine Forza Juve ragazzi, iscrivetevi ad un canale come il mio che intanto è gratis e parla semplicemente di calcio. Ciao a tutti.